Gerry Scotti infuriato minaccia un concorrente: ti do un pugno. Durante l'ultima puntata di Chi vuole essere milionario del 28 dicembre 2018, è avvenuto un fatto che ha sorpreso tanti. Gerry Scotti si è infuriato con un concorrente, e scherzosamente lo ha minacciato: ti do un pugno, avrebbe urlato il simpatico conduttore. Il presentatore si sarebbe allarmato, dopo aver intuito che il concorrente si stava apprestando a dare la risposta sbagliata. Data l'indole gentile e tranquilla di Gerry Scotti, in tanti si sono stupiti del suo atteggiamento stizzito. A molti è sembrata insolita l'aggressione del volto noto di Canale 5, ai danni del concorrente atterrito. L'ultima puntata di Chi vuole essere milionario è stata ricca di emozioni. Il 28 dicembre 2018, è andata in onda la quarta puntata del quiz show di Canale 5, durante la quale si sono avvicendati concorrenti preparati e loquaci, che hanno intrattenuto, con l'ausilio di Gerry, il pubblico presente in studio e i telespettatori da casa. Ma ad un certo punto è successo qualcosa che ha indispettito tutti. Cosa ha fatto infuriare Gerry Scotti? L'ultimo concorrente che si è seduto sullo sgabello di Chi vuole essere milionario è stato un ragazzo di nome Edoardo, lo stesso nome del figlio di Gerry. Il giovane, forse per la giovane età e per l'omonimia con il figlio, ha attirato particolarmente la simpatia di Gerry Scotti. Il conduttore infatti non ha nascosto al pubblico di aver incontrato il ragazzo proprio durante i provini e di aver provato subito simpatia per lui, soprattutto per il nome, lo stesso del suo adorato figlio. La scalata verso il milione di Edoardo è stata sorprendente. Ma a un certo punto il ragazzo stava per perdere il controllo. La domanda incriminata. Ad un certo punto della trasmissione, Gerry pone al giovane Edoardo una domanda sul campionato mondiale. La domanda poteva apparire piuttosto facile, per un giovane 21enne, preparato e arguto. Eppure Edoardo stava per crollare. Il concorrente infatti aveva frainteso la domanda, aveva addirittura capito l'esatto contrario. Ciò stava comportando una risposta sbagliata. Ad un certo punto si è però accorto dell'errore. Per lo scampato pericolo e la rabbia per un'eventuale risposta sbagliata, Gerry ha esclamato: ti stavo per dare un pugno e... Insomma, non era un tono aggressivo quello di Gerry, ma spinto da affetto. Le lacrime di Gerry Scotti a Chi vuole essere milionario. Lacrime e commozione per lo storico conduttore di Chi vuole essere milionario. Durante l'ultima puntata della trasmissione, andata in onda venerdì 28 dicembre, Gerry Scotti è scoppiato a piangere, proprio durante la scalata al milione del giovane Edoardo. Il motivo del pianto è stato la frase del concorrente: deve operarsi alle gambe. L'animo sensibile del volto noto di Canale 5 è emerso anche in questa drammatica situazione. Il racconto del giovane campione ha condizionato molto emotivamente Gerry Scotti, che non ha potuto fare a meno di trattenere gli occhi lucidi.
is high.